Doveva essere così la Luna nell'anno 1983, quando la fotografai per la prima volta, e presi proprio questi tre crateri qui, Teofilo, Cirillo e Caterina. Caterina è Santa Caterina d'Alessandria, Cirillo anche lui è San Cirillo d'Alessandria. Sono tre personaggi alessandrini che il padre Riccioli ha voluto mettere nel nuovo Almagest e sono passati alla storia. La luna è una luna di 6 giorni di età. Si vede qui sopra il mare delle crisi e i due corni illuminati e la parte più scura qui del Mare Imbrium, mare della serenità, che questo largo sotto il mare delle crisi è il mare della tranquillità. E quello a destra, che appare come una sfumatura più scura a occhio nudo, è il mare della serenità. Questi crateri uno dentro l'altro, e chiaramente sono uno successivo all'altro, ma non uno appresso all'altro, probabilmente sono caduti lì in quel modo per puro caso. E invece il mare del Nettare, che è sotto, che è a sinistra del mare delle crisi, sopra Teofilo, Cirillo e Caterina, c'è il mare della fecondità e il mare del Nettare. Il mare del Nettare ha dato il nome a un periodo geologico lunare, il nettariano.